La manovra è un'ammazzata per i ceti medi, parola di Renzi. Avanti con o senza Conte? Ha detto proprio così, la manovra è un'ammazzata per i ceti medi? È un esponente della maggioranza qui. No. Non è così, io non penso. Vogliamo dirla una parola di chiarezza a Renzi? Per esempio ricordargli se è maggioranza o opposizione, queste cose qui, quelle semplici. No, ma lui ha detto che ha contribuito, ed è assolutamente vero, a far nascere questo governo e che non ha nessuna intenzione di metterlo in crisi. E se Matteo Sereni dice state sereni, puoi mettere quelle parole in banca, non c'è dubbio su questo. La storia insegna. Come l'ha chiamato Matteo? Matteo Renzi. No, perché ha detto Matteo Sereni. No, Matteo Renzi, chiedo scusa. Se dice state sereni, puoi mettere le parole in banca. No, mi confondo. No, non è una manovra che ammazza il ceto medio. Non credo proprio. È una manovra che noi dobbiamo raccontare nel modo giusto, questo sì. È una manovra nell'ordine di 30 miliardi di euro. Di questi 30 miliardi, 27 sono tasse che noi abbiamo evitato, che il governo ha evitato agli italiani. I famosi 23 miliardi sono le clausole sull'IVA, se ne è parlato fin troppo. Ci sono 3 miliardi sul cuneo fiscale, che vuol dire appesantire, cioè mettere qualche euro in più nelle buste paga delle classi medie, a proposito di colpire la classe media, e quasi 1 miliardo sulle politiche per la famiglia.